In fotografia, come del resto in moltissimi altri settori, ci sono i cosiddetti segreti di Pulcinella, cioè quei segreti che tutti sanno, ma che in realtà nessuno poi vuole andare a svelare, cioè quelle cose che vengono tenute un po' mascherate, nascoste, ma in realtà poi sono di dominio pubblico. Ci sono diversi segreti che girano intorno al settore matrimoniale, attorno alla fotografia, e in questo video vorrei un pochino parlarne. Naturalmente, prima di continuare, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, condividerlo. Vi ricordo che sotto in descrizione potrete trovare un sacco di link interessanti, i miei link Telegram di offerte giornaliere su Amazon, i miei link Instagram, altri consigli per acquisti tech, fotografici. Insomma, date un'occhiata che la descrizione non è messa lì a caso. Perché ho parlato di matrimonio? Perché? Perché il settore matrimonio, il settore matrimoniale, da un punto di vista fotografico è ovviamente tra i più redditizi. Oddio, attenzione, qualcuno potrebbe dire no, non è vero, ci sono anche dei settori dove pagano molto molto di più. Allora mi correggo, è uno di quei settori dove si può guadagnare bene con uno sforzo non eccessivo. Ma attenzione, non vuol dire tutti i fotografi non fanno fatica a fare foto di matrimonio e quindi è una cosa abbastanza semplice, no, vuol dire semplicemente che ti basta davvero poco per cominciare a fare dei foto di matrimonio. Veramente, c'è chi va a comprare la macchina fotografica al supermercato, beh, oramai costa un attimino di più con acquistare una macchina fotografica, un kit base, una sola fotocamera, per poi cominciare a dire io faccio foto di matrimonio. E può anche essere che effettivamente questa persona cominci anche a fare delle foto di matrimonio. Naturalmente parliamo di budget diversi da determinati studi affermati oramai da anni, però non vi posso nascondere che sono a conoscenza del fatto che esistono dei fotografi che per un matrimonio naturalmente piccolo, naturalmente non matrimoni particolarmente eccessivi, però a volte chiedono anche un 400-500 euro, che di per sé nel settore è anche poco, considerato che si può arrivare anche a chiedere migliaia e migliaia di euro per un matrimonio, parlando ovviamente di un servizio base inteso come un paio di fotografi. Poi naturalmente, se si aggiungono mille altri accessori, è chiaro che si può arrivare anche a delle cifre esorbitanti. Questo cosa vuol dire? È che ci sono tanti fotografi che fanno matrimoni, perché è una cosa tutto sommato redditizia e tutto sommato facile, inteso come poter catturare il cliente. Perché? Perché ancora oggi costa tanto fare un matrimonio, ma è un desiderio che hanno in molti, quindi la gente si sposa. La gente fa sacrifici anche per fare un matrimonio e i prezzi comunque tendono un attimino a lievitare. Questo per quel che riguarda assolutamente tutto l'ambito matrimoniale, quindi dai servizi dei fiori, al catering, alla location, all'organizzazione, agli accessori, insomma, agli abiti naturalmente, ai fotografi. Vuol dire che i prezzi vengono un attimino tenuti un po' più alti di quello che probabilmente, forse, diciamo, potrebbero anche costare determinati servizi. No, e qui sono sicuro anche di dirlo, non costano esageratamente di più. Costano un pochino di più del normale. Questo è quantomeno il mio punto di vista. Perché poi, se si vanno ad analizzare quelli che sono i costi reali che certi professionisti sostengono per dare effettivamente un determinato servizio, beh, capirete che non è proprio così tutta rosa e fiori. Quando vedete che una location per un matrimonio costa 10.000 euro, non sono 10.000 euro che vengono incassati direttamente dalla location e sono 10.000 euro puliti o semplicemente da tassare. Spesso e volentieri una location che costa 10.000 euro, e ce ne sono, anzi, diciamo che ci sono cifre anche molto più alte, ha da mantenere che cosa?
i giardinieri che devono fare assistenza al prato, perché ovviamente non parliamo di una villetta, parliamo spesso di una struttura molto grande che comprende magari un laghetto, che comprende un giardino anche da tenere particolarmente bene, la pulizia, la ristrutturazione, il mantenimento nel momento in cui magari la location non è particolarmente recente di costruzione, quindi magari una villa antica, un palazzo, un castello. Quindi diciamo che dietro è ovvio ci sta un guadagno, però non è un guadagno così esagerato. Così anche per i fotografi. Sì, ci sono dei fotografi che magari per un servizio fotografico, per un matrimonio, ti chiedono tranquillamente 4, 5, 6 mila euro. Non sono cifre sparate a caso, ci sono davvero. Ed è chiaro che lì vai a pagare, oltre l'esperienza, oltre naturalmente anche il risultato, anche l'impegno che ci può essere dietro alla post-produzione. Perché ricordiamoci una cosa, chi decide di sposarsi e chi sceglie un fotografo è al corrente di quello che fa fisicamente, vede un risultato, ma non sa il lavoro che effettivamente c'è dietro. Insomma, è un discorso anche abbastanza complesso. E in realtà il punto della questione, cioè il segreto, non è tanto quello che vi ho detto fino ad ora, che è una cosa che sanno bene o male tutti i fotografi. Però vi faccio una domanda. Allora, prendete questo video più forse come uno sfogo. Non volevo parlarne, ci ho pensato un po' di tempo. Non farò assolutamente nomi, non farò i minimi nomi, non dirò né chi sono i professionisti né chi sono i clienti, non dirò assolutamente nulla. Però vi faccio una domanda. Quanto pensate che possa pagare un VIP? Termine abbastanza, secondo me è sbagliato, perché cioè definire una persona più importante di un'altra è abbastanza brutto. Una persona popolare, una persona famosa, ok? Pensate a una persona famosa, ok? Quelle che vedete in televisione o sapete che sono famose anche solo per nome e cognome. Magari non sapete chi sono, però conoscete il nome e il cognome perché sono persone popolari. Quanto può chiedere, quanto può pagare, diciamo, un matrimonio una persona importante? Punto di domanda. Vi lascio un attimino per pensarci. Ci avete pensato? Vi dico, una persona molto famosa, quanto può pagare effettivamente un matrimonio? E ve lo indico tranquillamente. Zero. Spesso e volentieri, non posso ovviamente mettere la mano sul fuoco su tutti i VIP possibili e immaginabili che si sono sposati, però diciamo che sono a conoscenza di, perché poi tra fotografi e anche professionisti del settore si parla, i VIP, cioè le persone, quelle particolarmente famose, spesso, non ripeto ancora, scusatemi, ma non, perché vorrei evitare anche delle querele, non pagano, cioè non pagano nulla, non pagano proprio niente, cioè non pagano proprio, anzi, a volte ci guadagnano anche. Cosa vuol dire? Ve lo dico subito. Ho avuto modo di parlare con un fotografo del settore matrimoniale molto popolare in Italia, uno studio fotografico molto molto popolare, che era stato interpellato per le foto di alcuni VIP, ok? Di una coppia in particolare, ovviamente niente nomi, e per fare appunto le foto a questo matrimonio molto molto importante, molto sfarzoso naturalmente, parliamo comunque di diverse centinaia di migliaia, di diverse, non so, 100-200 mila euro per un matrimonio, non è una roba così impossibile, e praticamente l'idea era, ok, qual è il budget? Il budget è di 15 mila euro, gli è stato detto, che il fotografo avrebbe dovuto pagare per poter fare le foto a questi VIP. E ovviamente il titolare dello studio ha detto no, grazie. Cioè, normalmente sono io che prendo i soldi per fare un lavoro, non sono io che pago per lavorare. Una situazione che
qualcuno potrebbe dire ha dell'incredibile? No, perché comunque la spendibilità di un determinato VIP, cioè il fatto che tu abbia potuto fare delle foto a un determinato VIP, insomma in qualche modo è spendibile come curriculum. E quindi capita a quanto pare che alcuni possano in qualche modo pure dover pagare per lavorare, una cosa veramente assurda. In un'altra situazione mi è capitato di parlare col titolare di una attività che fa dei servizi, ok, matrimoniali, e io ho chiesto se almeno i costi vivi, cioè quelli che tu hai sostenuto per dare un determinato servizio, sono stati pagati. Assolutamente no, tutto completamente gratuito, per poter spendere l'idea, la cosa che tu hai potuto avere tra i tuoi clienti un determinato personaggio. Questo è trasversale a quanto pare su tutti i VIP, cioè tutte le persone, quindi tra le più importanti e tra quelle un pochino meno importanti. Voglio dire, il personaggio che è andato al Grande Fratello di la butto lì, di 6 anni fa, 7 anni fa, che con tutto rispetto, ma non è magari un personaggione che è sulla cresta dell'onda ancora oggi, semplicemente qualcuno magari se lo ricorda, è probabile che tenterà di vendere il servizio fotografico, il servizio comunque alle riviste quelle scandalistiche, poi naturalmente proverà anche a spacciare, a vendere la propria popolarità per avere qualcosa di gratis. Ma veramente si prova ad avere tutto gratis? Ripeto, l'ho detto prima, non posso mettere la mano sul fuoco su tutti i VIP possibili immaginabili che si sposano, ma succede, può tranquillamente succedere. Ed è per quello che io, quando vedo i matrimoni di VIP, mi viene da chiedermi: avrà pagato questa volta? Cioè, i professionisti che erano lì avranno in qualche modo pagato? Sì, perché a volte parliamo anche di VIP che, ora, essere una persona popolare famosa non vuol dire necessariamente essere straricca e coperta di soldi, assolutamente. Ci sono delle persone famose che conducono una vita anche abbastanza normale, nel senso che guadagnano, ma non sono così ricchi da potersi permettere chissà che cosa. Io parlo anche di persone con un ingente patrimonio, quindi che non avrebbero degli enormi problemi a pagarsi un matrimonio, e invece sfruttano questa cosa, cioè di essere impopolari, per avere dei servizi gratuiti, anzi per chiedere pure dei soldi per poter fare effettivamente un lavoro, anzi farsi fare un lavoro. È una cosa, vi dirò, che quando l'ho scoperta oramai già da parecchi anni, mi ha nauseato, perché è una cosa davvero, credo, brutta, molto molto brutta. Ovviamente io vi chiedo di non fare nomi qua al di sotto, nei commenti, non citate nessuno, perché ovviamente mettere in ballo e accusare certe persone di certe politiche non è assolutamente carino, quindi evitiamo tutti di poter avere dei problemi. Però tenete presente che nel momento in cui andate a vedere che un fotografo, uno in particolare, o anche videomaker naturalmente, perché non è che si parla solo di fotografi, pubblica le foto del matrimonio di un VIP perché io sono stato il fotografo, ne ho uno anche in mente in particolare, di un matrimonio anche che è stato andato alla ribalta tanti anni fa, è probabile che questo fotografo non solo non abbia guadagnato, ma che abbia pure pagato per fare determinate foto. Poi, fermo restando che non è che basta pagare e vai a fare le foto di un VIP, ovviamente anche certe persone vogliono avere dei risultati, quindi i fotografi che vengono interpellati sono sempre comunque dei fotografi molto bravi. Però questo è uno di quei segreti di Pulcinella che nel settore si sa molto molto tranquillamente, e credo che
sia stata anche una buona idea farci un video. Fatemi sapere sotto qualcosa, non vi dico cosa ne pensate perché immagino quali siano le opinioni a riguardo, ma se siete effettivamente al corrente di cose di questo tipo. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like al video, condividerlo. Vi ricordo di dare un'occhiata sotto alla descrizione che contiene un sacco di cosine interessanti. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video.